noi a Dio, patria e famiglia, che insomma è lo slogan di Giorgia Meloni, contrapponiamo diritti per tutti e tutte, giovani, ambiente, giustizia sociale. Quello è il paese che vogliamo costruire, l'abbiamo fatto qui a Torino, l'abbiamo fatto a livello nazionale e su questo ci batteremo. Poi ovviamente ci sono anche questioni territoriali, per cui io per il mio territorio sarò sempre in prima linea, pronta a collaborare con tutte le forze politiche, con l'attuale sindaco e col governo per cercare di far sì che il nostro territorio, la nostra regione possa avere le risorse necessarie per ripartire. Diciamo che ci davano per morti, abbiamo fatto un risultato ottimo, siamo insomma il terzo partito in Italia, primi al sud, doppia cifra al nord, qui abbiamo fatto il collegio plurinominale col miglior risultato del nord e questo significa da un lato che faremo opposizione dura e intransigente, ponendo i nostri temi, le nostre battaglie, e dall'altro, in particolare per quanto riguarda il nord, significa che avremo una grande responsabilità nel ricucire quella che è una faglia nord-sud, nel porre i temi del nord, dell'attività produttive, ad esempio dell'edilizia, sempre più al centro della nostra agenda e poi ovviamente anche spiegare meglio quella che è la nostra proposta politica di paese che riguarda reddito di cittadinanza, super bonus, ma è anche impresa, abolizione IRAP e quindi su questo lavoreremo comunicativamente. Ha mai avuto dubbi sulla sua appartenenza al Movimento 5 Stelle? Ci sono stati momenti difficili in questo periodo d'assenza, diciamo? No, non ho mai dubitato, è chiaro che il momento forse più difficile, ma lato umano, non politico, è stato quello della scissione, perché insomma persone con cui ero molto legata anche personalmente hanno deciso di lasciare la nostra comunità politica, ma credo che il Movimento 5 Stelle abbia una funzione sociale molto forte, lo dimostrano anche questi risultati elettorali e io sono orgogliosa di farne parte. No, io umanamente è una persona che ha dato molto al movimento, ha dato anche molto a questo territorio, quindi io non rinnego il percorso che abbiamo fatto insieme. Penso che abbia fatto una scelta politica profondamente sbagliata e penso che non si avvicinerà ovviamente più alla nostra comunità, insomma ormai il rapporto è politicamente evidentemente rotto e non è ricucibile. Noi abbiamo un'agenda molto chiara che tra l'altro con intransigenza abbiamo posto anche al governo Draghi che non ha voluto ascoltare, quindi funzione sociale col welfare e tra l'altro i prossimi mesi saranno molto difficili tra il caro bollette e il caro vita e quindi bisognerà essere capaci di rafforzare gli strumenti che attualmente esistono con particolare vicinanza ad esempio al terzo settore e tutto quel mondo di volontariato che è una rete di protezione sociale importante, ambiente, giovani e diritti, quindi questi sono i nostri temi e su questi ci confronteremo con chi lo vorrà fare in Parlamento, sugli atti, sulle proposte di legge. Avete parlato di essere la voce un po' del territorio, ma lei da ex sindaca cosa pensa abbia bisogno Torino, di quali istanze porterà il governo? Sicuramente c'è un tema che riguarda le infrastrutture, ad esempio noi abbiamo avviato il percorso della metro 2 che per oggi è finanziata solo fino al Politecnico, quindi Torino Sud ha bisogno di un investimento per proseguire, quindi ci sarà quel tema, c'è il tema dell'industria, quell'area di crisi che abbiamo iniziato e più in generale permettetemi di dire che c'è un tema economico-sociale, cioè piccole e medie imprese e la fascia media che a fronte di questa crisi che stiamo vivendo sarà in grandissima difficoltà. Il nord, in particolare il mio Piemonte e la mia città, è sì una regione del nord ma che ha bisogno di, come dire, strumenti economici e fiscali che sono più simili a quelli che spesso vengono utilizzati al sud, quindi dovremmo lavorare credo in modo trasversale per far ripartire questo territorio e affrontare questa crisi enorme che sta arrivando. Sul tema dei diritti siete preoccupati? Sì. Da questo centrodestra? Sì, siamo preoccupati per il semplice motivo che intanto in un paese civile dovremmo parlare di fare passi in avanti e non solo mantenere quello che c'è. Penso ad esempio alla legge che riconosce le coppie, cioè i figli delle coppie omogenitoriali, serve una legge. Penso al tema dell'aborto su cui Meloni ha fatto molto confusione, sulla 194 non si capisce, anzi purtroppo si capisce, nel senso che si confonde la prevenzione con i centri pro vita, si confronta il diritto a abortire con il diritto di non abortire, quindi sono temi su cui io sono molto preoccupata e sono temi su cui sarò in prima linea, perché il paese non solo si può, come dire, non dovrebbe rimanere come oggi, ma dovrebbe fare passi in avanti, invece purtroppo stiamo parlando di evitare passi indietro. Non è che ha funzionato oggi aprire il portone a Calenda, visto quello che è successo a Letta. Detto ciò, se vuol guardare a Calenda non guarda sicuramente al Movimento 5 Stelle, siamo incompatibili, ma per posizioni politiche. Calenda sui diritti è lontano dalle nostre posizioni, non ha il coraggio di portare avanti certe
posizioni nette sul nucleare e pronucleare. Noi siamo contrari al nucleare, quindi insomma non siamo compatibili, non facciamo cartelli elettorali per ottenere seggi. Quindi se guardano a Calenda, grazie, arrivederci. Se ci fossero battaglie da fare per le risorse del territorio, io sarò in prima linea e sono pronta a fare squadra col sindaco, ma anche con tutti gli altri rappresentanti del nostro territorio e di tutte le forze politiche. Quindi su questo ci sarà piena disponibilità, come c'è sempre stata. E devo dire che, racconto un piccolo aneddoto, quando io ero sindaca e Fassino, il mio predecessore, era parlamentare, era capitato che su tematiche locali come il centro per l'intelligenza artificiale ci si confrontasse e lui fosse a disposizione, ma questo sta nel, come dire, corretto rapporto istituzionale. Ho parlato di déjà vu. Letta Calenda. Adesso io dico, è un déjà vu anche tornare ai banchi dell'opposizione come la prima Appendino, però eravamo in Sala Rossa ovviamente. Ho fatto un mandato da consigliere di opposizione, poi ho avuto l'onore di farla sindaca, adesso porto l'esperienza in Parlamento. Io credo che anche l'opposizione sia importante in questo paese, sono felice di aver governato e oggi c'è stata un'elezione insomma democratica che ha portato il centrodestra al governo. Avrei preferito un'altra forza politica, ovviamente la nostra. Detto ciò, insomma, lavorerò nell'interesse del paese e delle tematiche che noi portiamo avanti. Però, come dire, credo di essere cambiata in questi anni, come normale che sia. Mi ha formato l'esperienza di opposizione da consigliera, mi ha formato l'esperienza da sindaca e sicuramente mi formerà anche questa esperienza che ho l'onore di iniziare.